Buongiorno e buonasera dal vostro Zoirito, ragazzi e ragazze, ed eccoci con questo nuovo episodio di Aoni. So che la vostra OTP preferita su Cross Aoni vi è mancata e quindi riprendiamo. Vi ricordate che ho acceso il camino con l'accendino e ho bruciato la bambolina? Perfetto, facendo questo ho ottenuto questa combinazione 528. Bisogna segnarla, mi raccomando. Adesso torniamo indietro. Andiamo nella stanza delle bamboline, però quell'altra lì più a est, che sarebbe per di qua. E andiamo a inserire le due pietruzze in questa bambola. Una e due. In questo modo, ricordavo bene, si stacca la testa. Ho trovato l'oggetto testa della bambola. Poi si mette la lampadina. Non chiedetemi il perché, come faccia ad alimentarsi. A quanto pare esce corrente da questa bambolina. Spegniamo la luce. Ci sta questa ombra lunga. Andiamo di qua. Qualcosa non sembra a posto in questa tappezzeria. Adesso, se non ricordo male, si usa ancora scheggia di piatto. C'è una porta segreta. La porta è chiusa, non possiamo ancora aprirla. Ma non importa, non importa. Perché l'apriremo tra non molto. Tremors, sei impiccato! Oddio, adesso come faranno quelle donne rapate senza Tremors? Cosa potranno utilizzare in alternativa? Secondo me, gli Aoni, tutti quanti per interi, potranno sostituire pienamente Tremors, per quelli la camminano con il culo da fuori. Quindi sì, molto molto meglio. Ciao, piccolino. Per colpa tua ci hai messo nei guai e per discolparti hai pensato al suicidio. Sei proprio un codardo di merda. Dove mettere, se non ricordo male, la testa di bambola. Ecco fatto. Ah, adesso qua bisogna mettere la combinazione. 5, 2, 8. Ho trovato l'oggetto chiave della cantina. Perfetto, adesso possiamo andarcene. Tremors, cosa c'è? Piccolino mio. Boh. Cazzo, ma Tremors è diventato... What the fuck? Ma a parte... Ma allora... Adesso Tremors è diventato non solo bello tremolante, ma anche bello grosso e blu. Donne mie arrapate! Avete visto? Adesso avete riavuto il vostro tremolante giocattolino tutto fare, con in più che blu! Immagino che sia anche fosforescente al buio. Mi immagino i giochini che potrete fare. Altro che il circo! Spegneranno la luce e il resto verrà da sé. È come se si infileranno una spada laser. Ho rovinato Star Wars, lo so. Che brutta visione. Si utilizza qui la chiave. Oddio, non vedo nulla. Accendiamo subito, ma ho paura, ragazzi. Ho veramente paura. No, ma ci vuole un bel coraggio a camminare con una Oni, con questa totale oscurità. Che poi questo Oni è anche bello arrapato col mio culo. Dove si accendeva la luce, mannaggia? Aspetta. Oh, ecco qua. Abbiamo riattivato la corrente. No, perché se non era un bel casino. Ho trovato l'oggetto libro illustrato. Cercando a caso, e non me lo ricordavo nemmeno. Questa è una... Mi ha fatto prendere un colpo anche il telo della vasca da bagno qui. Ho trovato l'oggetto chiave rossa. Ricordavo che si spostava qui. La porta è chiusa, però non possiamo fare nulla. Non si apre. No, un'altra combinazione. E chi cacchio la sa adesso? Oh! Eccolo qui, mannaggia di nuovo! Ma sto Tremors non si vuole arrendere! Tremors, non hai capito che io non ti voglio, ma ti vogliono le donne? Perché vuoi tu vibrare il mio culo? Adesso mi sono ricordato che bisogna usare il cacciavite. Ecco qui. Poi bisogna mettere questa cosa qua, però bisogna prima aprirla ed estrarre questo disegnino. Peccato che la storiella della fiaba non è stata tradotta a quanto pare. Peccato, ero curioso. Ho trovato l'oggetto segnalibro. Utilizziamo qui. È rosso, verde, bianco, blu. Quindi rosso,
verde, bianco e blu. Sono 4, 5, 6, 7. Ok. E abbiamo aperto la porticina. Io però salvo ancora perché non si sa mai. Oh, ma fa... No, 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 no! Ok, double rape. No, no, entra, entra, entra. Ragazzi, non mi sa che non ce l'ho fatta. E fu così che alla fine Tremors riuscì a farmi provare un'emozione mai provata in tutta la mia vita e mi ritrovai veramente... Se vedete un culo che vibra tutto blu, nel cuore della notte fosforescente, avrete capito di chi è. Fa male! Che rottura! Che poi sono anche in due, sti maledetti! C'è anche Mika! Entriamo subito, va. Non si arrendono, non si arrendono con il mio culo. C'è talmente... È prelibato. Dovrebbe esserci qualcosa. Aspetta, se esco... Sì, ok. Ho trovato l'oggetto disco. Però non ricordo bene che era. Ah, trovata nella cantina dell'edificio annesso. Certo, la traduzione potremmo farlo un pochettino meglio. Oddio. Si è nascosto anche qua questo. Ma era un vizio, di essere imbecilli. Suirito, Takuro, stai bene? Sì, ma mi sono storto la caviglia. Aspetterò qui per un attimo. Ok. Ah, accetta pure con serenità. Ho trovato questo poco fa, portalo con te. Ho trovato l'oggetto aceto. Ricordo benissimo dove si utilizza. Sulla chiave rossa. Ho trovato l'oggetto chiave del cancello ferrato. Intanto tu rimani lì. Eh sì, perché sono intelligenti. Dividiamoci e facciamoci sempre incappettare da una Oni. Così poi il nostro culo diventerà fosforescente di notte. Magari lui vuole rimanere alla moda, avete capito? Immagino il nuovo tormentone dell'estate nelle discoteche, tutti quanti a ballare con il culo all'aria, fosforescente blu! A ritmo di musica! Eh sì, perché poi in discoteca spegneranno tutte le luci. Vedremo soltanto tante di quelle chiappettone fare su e giù, su e giù, su e giù. Se non ricordo male ci sta qualcosa qua, eh? Sì, infatti, mi ricordavo giusto. Usata la chiave del cancello ferrato. Che è quello? Un divano? Un altro enigma, che palle! C'è un bottone sotto al dipinto. No, aspetta. Sto pensando a qualcosa. Secondo me la combinazione giusta è rosso, giallo, giallo, blu, giallo, rosso. Ho trovato l'oggetto barra metallica. Adesso bisogna unirla al disco per formare una chiave. Sì, ragazzi, sembra strana questa cosa, ma... I giapponesi hanno pensato a questo enigma per ottenere questa stramba chiave. Ho trovato l'oggetto chiave della porta nascosta. Se non ricordo male... E che palle, lo sapevo, lo sapevo. Vedi qua. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, siamo salvi. Le scale! L'uscita! Sembra si possa uscire da qui. Dovrei portare Takuro con me. Ho aggiunto io questa parolina. Datemi un po' di libero arbitrio. Quindi torniamo indietro, verso il pericolo, perché andarcene già era troppo da bastardi. E dobbiamo portarci Takuro con noi. Takuro, siamo arrivati? Vieni, dai. Certamente c'è una via d'uscita. Takuro si è unito a te. Non voglio domandarmi da dove sei entrato. Adesso che ci faccio caso, sono studenti delle scuole medie, neanche superiori! Quindi sono Shota e Loli. Non ci posso credere. Quindi gli Aoni sono veramente dei Lolicon. Ma la nostra unica via d'uscita, purtroppo, è stata mangiucchiata. Takuro, mi dispiace per te. Beh, raccontami come andate, mi raccomando. Ma dite che Takuro sta bene? Ho fatto compagnia a Takuro, abbiamo fatto una bella trisom. Io ovviamente stavo al centro perché Takuro è diventato Aoni subito dopo. È stato un via vai continuo. Sono diventato completamente blu fosforescente. Vaffanculo! E almeno però potrò risparmiare sulla bolletta della luce. Dite che Takuro sta bene? Non ci resta che scoprirlo, ragazzi.
Takuro è stato purtroppo preso e stuprato. Chiave della porta sul retro. Ho capito qual è questa porta. Finalmente apriamo la porta con la giusta chiave. Siamo in un bellissimo giardino, molto curato. Vedete quanti bei uccellini che stanno cinguettando, gli scoiattolini, li vedete? Io li vedo ovunque, li sto vedendo. Poi un bellissimo profumo di fiori, oh che bello, alberi rigogliosi con tanti bei frutti che spuntano dai loro rami, bello, 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 bello. Mi piace essere ottimista e sognatore. Perfetto ragazzi e ragazze, ed è questo punto di concludere questo episodio, spero che vi sia piaciuto. Alla fin fine abbiamo potuto scoprire tutti quanti insieme che dopo un bel rape da parte del puffone blu ci si ritrova con un bellissimo culo blu fosforescente e sarà il nuovo tormentone dell'estate 2016. Quindi se vedrete tante persone con il culo da fuori fosforescente di colore blu avrete capito la causa. Ma attenti però a non avvicinarvi a loro perché potreste poi ritrovarvi anche voi con un bel culone blu peloso. Se siete delle ragazze vi crescerà comunque il pelo. Altro che rosso malpelo, qui si parla proprio di blu malpelo. Se volete commentate e alla prossima. Bye bye.